Ma Edoardo, come hai potuto spaventarti con una cosa così stupida? Siete tutti bravi a parlare adesso, eh? Cercate di ricordare come eravate da piccoli e siate sinceri con voi stessi. Scene che sembrano innocue per un bambino invece erano l'equivalente del demonio sullo schermo. Quindi niente, questo è Edoardo fa cose. Questa è la mia top 5 dei momenti che più mi hanno traumatizzato quando ero solo un piccolo baby bullone. Numero 5. Quel maledettissimo pesce dallo sguardo strafatto in Yoshi Story. Immaginate di essere un piccolo bimbo. Comprate un gioco di Yoshi, è così colorato, così puccioso. Ma guarda quanto sono carini. E i tuoi genitori ti guardano da fuori la camera, fanno: "Ma quanto è bello il nostro figliolo che gioca con i videogiochi. Oh, che carino." Ma loro non sanno che stai andando incontro alla morte! Iniziato un nuovo livello pensando che sia l'ennesimo livello puccioso, invece no, compare lui, quel maledetto pesce che completamente dal nulla salta e mangia, ripeto, mangia il vostro Yoshi. Ecco, voi forse non lo sapete, ma in Yoshi Story c'è la permadeath. Avete tanti Yoshi di colore diverso e potete scegliere quello che volete. E magari in quel livello avete scelto lo Yoshi blu, il mio preferito. E invece viene divorato, addio, morto, andato. Mi manchi, Yoshino. Perdonami, è stata tutta colpa mia. Numero 4. Il finale di Dead Space, che madonna mia, io ti odio. Aspetta, che questa fa troppo ridere, aspetta. Ho amato Dead Space, ok? Bellissimo, ma quel finale, dopo un intero gioco a cardiopalma ed un boss finale che tu gridi: "Ti prego, non mangiarmi!" Ti salvi e il tuo momento fuggi! Sali sulla navicella e respiri. Ah. Giusto per farvi capire la gravità della cosa, il giorno dopo questo finale sono andato a vendere il gioco. Non riuscivo più a guardare neanche la copertina. Per me quel gioco ormai era da esorcizzare. Inutile dire che poi me ne sono pentito amaramente. Infatti, di recente l'ho comprato 3 € e l'ho finito di nuovo. Numero 3. Tipo tutti gli zombie in Resident Evil 3. Ecco, questo è particolare. Non ho mai avuto la PlayStation 1, ma mia nonna ne aveva una in casa perché i miei cugini la lasciavano lì. E quindi, a mia insaputa, ho giocato una quantità di titoli enormi, tante, importantissime inoltre per la storia del gaming, che neanche lo sapevo. Resident Evil 3 è stato il mio primo vero Resident Evil, ok? Che fai, tu bambino di 10 anni, non lo provi un gioco con sta copertina, no? Ecco, che problemi che ho, madò. Io in quel momento non sapevo cosa fosse quel gioco, e lo avvio. Cosa sono quelle cose? Scappa! E no, no, non ancora scappa c'è il Nemesis, perché manco raggiungivo il punto in cui Nemesis compariva. Avrò iniziato quel gioco 1000 volte, ma ogni volta mi veniva l'infarto, sempre nello stesso punto. Che faccio? Che faccio? Sono ovunque! Numero 2. Quella mostruosità magheboo, ma non ne ho idea, in Super Mario 64. Che è sta roba? Ok, già io ho un problema con i livelli sott'acqua, mi viene proprio l'ansia. Ma tu mi fai un intero livello sott'acqua e mi fai venire un infarto così. E la missione mi dice di doverla salvare. Ma anche no, grazie, senti, niente di personale, ma se è brutta come la morte, io ti lascio lì, dove sei, scus, fai la brava, salutami tutti, guarda, ciao. Numero 1. Aspetta, che non so fare il verso, aspetta. In Quake 2. Aspetta che ve lo faccio sentire dal gioco, sennò qua non capiamo niente. Io boh, guarda, questo è il mio primo vero jumpscare. Ma voi siete impazziti! I ragazzi di ID Software sono dei sadici! Hanno messo sti abomini in ogni buco e angolo buio di sto maledetto gioco! E ogni volta che senti quel... Muori dentro! E cominci a gridare, guardarti attorno! No, ti prego, non famiglia! Ti prego, morci, la cosa c'è! È inutile che ridete, io vi sto guardando. Avete anche voi traumi, ne sono sicuro. Anzi, scriveteli qui nei commenti ed iscrivetevi se vi è piaciuto il video. Qui ve ne lascio altri da poter vedere e se volete supportare il canale, condividete il video con qualcuno. Ne sarei molto felice. Io sono Edoardo e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!